Un saluto a tutti amici, quest'oggi vi parliamo dell'Alcatel Flash Plus 2, un dispositivo da 5,5 pollici Full HD che l'Alcatel, un'azienda acquisita dalla TCL cinese, ha comunque sfornato in questo periodo con la possibilità di averlo in due versioni, la versione con 2 giga e 16 di memoria interna o 3 giga di RAM e 32 giga di memoria interna. La nostra versione è quella da 3 giga di RAM e 32 giga di memoria interna, processore Helio P10 octa-core a 1,8 GHz e Android 6. L'abbiamo preso su MyeFox, il prezzo siamo all'incirca sui 170 euro circa con spedizione e con coupon di sconto che troverete comunque in fondo all'articolo. Si presenta molto molto bene, lettore di impronte frontali, abbiamo un bel pannello con buoni colori e angoli di visione. Le dimensioni non sono propriamente eccezionali per quanto riguarda l'ottimizzazione delle cornici, infatti vedete che le cornici sono abbastanza evidenti. Comunque non è assolutamente male tenerlo comunque in mano. Il dispositivo sulla parte posteriore, come vedete, si presenta completamente in metallo. Nella zona della frame laterale e quindi tutto la cover è in metallo, meno le due parti superiore e inferiore. Nella parte posteriore, come vedete, la fotocamera è sporgente, quindi non è a filo. Il logo, in questo caso, al laser ricavato dalla cover in alluminio. Andiamo a rimuovere la cover, se riesco, non è facilissimo. Vedete, cover tutta ad un pezzo, in questo caso con un montaggio della parte in plastica, quindi una realizzazione con plastica e metallo che vengono comunque anche assemblati in modo perfetto, non ci sono sbavature. Nella parte inferiore troverete la piccola feritoia per il volume e nella parte posteriore del dispositivo trovate una micro SD, la micro SIM e la nano SIM, quindi dual SIM vero con una micro SD. In questo caso fino a 128 GB non l'abbiamo testata, anche 64 senza alcun problema. Batteria integrata da 3000 mAh con carica rapida, 9 volt fino a 2 ampere, fotocamera sporgente come dicevo e flash doppio LED, in questo caso dual tone come vedete, un dispositivo che assolutamente come assemblaggio non ha nulla diciamo di lasciato al caso. Il sensore di impronte frontali in questo caso andiamo a sbloccare, non basta tenere, diciamo, spingere nella parte sensibile ma bisogna premere. E in questo caso lo sblocco è immediato. Buona la lettura delle impronte, nessun problema rilevato. Andiamo a vedere il contenuto della scatola rapidamente per farvi vedere una card per la community Flash, perché questo dispositivo in realtà è venduto sotto il marchio Flash, che è il brand che comunque si è leggermente distaccato da Alcatel TCL. Abbiamo una quick start, una manuale per la garanzia anche di 12 mesi e un altro safety information per anche le indicazioni del SAR che è inferiore alle prescrizioni di legge. Nella parte inferiore troviamo il caricabatterie, come vedremo, caricabatteria carica rapida, è una quick charge quindi della MediaTek chiamato Pump Express, fino a 9 volte 2 A, una carica della batteria da 3000 mAh in meno di 2 ore, più cavo di ricarica micro USB, quindi andiamo a vedere il dispositivo, come vi dicevo, bello il pannello Full HD, tasti retro illuminati e tasti laterali, in questo caso il tasto indietro sulla parte esterna è comunque a sinistra, mentre il tasto del Task Manager è sulla destra. Il tasto centrale ritorna alla home, quindi dalla qualunque schermata voi siate. La tendina delle notifiche è la standard di Android 6. Andiamo a vedere il menu. Menu abbastanza classico, non ci sono grosse aggiunte, tranne comunque una traduzione, direi in questo caso molto molto buona, perché non è come i soliti MediaTek che comunque lascia un po' a desiderare e rimangono parti in inglese. Questo è molto tradotto molto correttamente dall'italiano comunque e altre lingue. Le lingue a disposizione non sono tantissime, ma comunque ci sono tutte le principali. Come
vedete, per un mercato sia europeo sia, diciamo, medio orientale, regioni dell'India e comunque Thailandia e vicino lì. Andiamo a vedere nelle informazioni di telefono. Abbiamo Android 6, Marshmallow, versione 1.001. Dovrebbe esserci comunque un aggiornamento a breve. In questo caso mi dice che è aggiornata la versione 1.003. La patch è del 1 marzo, quindi patch di sicurezza non propriamente aggiornatissima. Andiamo a vedere la menu gesti, quindi con il doppio tocco si può bloccare lo schermo e anche sbloccarlo. Quindi un doppio tocco qua e un doppio tocco lo sblocca tranquillamente, poi tramite impronta potete bloccarlo. Molto precisa l'impronta, devo dire che si comporta davvero bene. Display, menu Mira Vision 2, quindi qui c'è la possibilità di andare a tarare quello che è il pannello, che comunque si comporta molto bene, si vede molto bene anche come, per quanto riguarda la taratura dei colori e del bilanciamento bianco. La luminosità adattativa, quindi sensore di luminosità che funziona bene, assolutamente non abbiamo visto problemi. Il wireless display per la comunque trasmissione del display in wifi, quindi Chromecast o comunque tutte le varie funzionalità. Audio e notifica, qui non ci sono altre indicazioni per quanto riguarda l'audio, ma vedremo che la qualità audio di questo Alcatel Flash Plus 2 è veramente eccezionale perché ha un DAC dedicato e anche un processore sonoro che è comunque davvero superiore rispetto alla media. Andiamo a vedere le app preinstallate, non sono tantissime, però ci sono tutte le app di Google, anche di più di quelle magari necessarie. L'archiviazione, la memoria interna è da 32 giga, del quali 24,8 giga disponibili. La memoria SD può essere utilizzata come archivio, diciamo, portatile o come memoria estesa rispetto alla memoria interna, quindi inizializzato con il dispositivo. Questa è una prerogativa di Android 6. Io vi consiglio di lasciarla portatile in modo da poterla spostare proprio da un dispositivo all'altro. Potete utilizzare il disco di scrittura predefinito sull'SD in modo che le foto e il video vadano comunque sulla memoria esterna SD. La batteria che mi sta convincendo, dopo due cicli di ricarica abbiamo comunque delle ottime prestazioni, una batteria che con un utilizzo standard arriva tranquillamente a sera con più di 4 ore e mezza di schermo acceso, quindi prestazioni davvero buone. C'è comunque anche la possibilità di impostare il risparmio energetico e comunque vi devo dire che si comporta molto bene. La RAM da 3 GB di RAM in questo caso. Abbiamo una memoria che con alcune applicazioni all'avvio comunque lascia disponibili più di 1,3 GB. Buona anche la gestione. Come vedete, la costruzione è pulita, non ci sono fronzoli. Nella parte inferiore troviamo la porta micro USB e il microfono principale. Nella parte destra troviamo il bilanciere volume in basso e il tasto on off in alto, leggermente defilato sulla parte alta. Comunque nella parte posteriore troviamo la fotocamera principale, che è una 13 megapixel della OmniVision OV13853 con una fuoco F2 e il flash doppio LED, logo, speaker. Nella parte alta troviamo invece il jack audio da 3,5 mm e il secondo microfono per la soppressione dei disturbi in questo caso. Quindi anche la scelta del secondo microfono è comunque da premiare. Nella parte alta troviamo anche un LED di notifica che vi faccio vedere subito, che è solo bianco ma che in realtà è molto utile. Quindi le notifiche e il LED lampeggiante all'arrivo delle notifiche. Non è personalizzabile dal menu, comunque funziona bene. Non ci sono assolutamente problemi. Andiamo a effettuare una chiamata rapida per vedere anche la qualità audio. Siamo al massimo. Per conoscere e attivare le novità di Wind Info Strada o per modificare la sua offerta. Via voce anche abbastanza alto, quindi non abbiamo assolutamente problemi. Vi faccio sentire rapidamente l'audio, diciamo la musica.
Molto alto anche l'output. Molto buona la pulizia dell'audio, buoni anche i bassi, quindi una riproduzione davvero eccezionale. Vi volevo far vedere velocemente anche l'interfaccia fotografica. L'interfaccia fotografica che non è la solita MediaTek, ha comunque delle diversità. Il menu, questo di gestione comunque dei parametri, è lo stesso, gestito anche dalle interfacce MediaTek standard. 13 megapixel. Il video Full HD fino a 1920x1080, avrete un video sul mio canale che potrete comunque vedere. Ci sono alcune impostazioni quali lettura codici QR, panoramica, normali o picture in picture, quindi qui potete utilizzare le due fotocamere per avere entrambi i due scatti comunque nella stessa foto. La gestione del flash, le impostazioni, l'HDR, la scatto con notturno e comunque l'utilizzo anche il cambio della fotocamera alla fotocamera frontale. La fotocamera frontale è una 5 megapixel l'OmniVision 5670 f2.2 dotata di flash LED. Vediamo un attimino la funzionalità del flash LED. Come vi dicevo, quindi lo scatto avviene tramite il flash LED con un'illuminazione della scena, diciamo, decente, non è proprio eccezionale, però in questo caso meglio di altri si sta comportando. Un miglioramento è atteso con la versione nuova del software, che comunque dovremmo avere a breve. Se andiamo a vedere le foto scattate, potete comunque apprezzare la qualità delle foto, che non è assolutamente male. Andiamo a vedere una carrellata di foto. Ok, questa è una macro, come vedete, non male. Dettagli ci sono, l'OmniVision si comporta, diciamo, bene, meglio di altri. Questo è un scatto normale e questo è un HDR. Come vedete, l'apertura anche delle ombre è molto buona, quindi l'HDR funziona bene. Una macro, anche qui vedete che i dettagli comunque sono buoni. Altra macro di una foglia, come vedete, molto molto dettagliata, non gli si può dire assolutamente nulla. Un scatto anche qui normale. Fotocamera frontale, quindi un selfie. I dettagli non sono eccezionali, però è decente. Uno scatto anche ravvicinato, come vedete, buono anche la particolarità e i dettagli, si vedono molto bene. Anche altro scatto, quindi dà il meglio di sé nelle macro. Anche qui una panoramica, vediamo che è abbastanza dettagliata. E un controluce HDR, quindi, come vedete, gestito bene, anche qui la foto, dettagli non sono assolutamente male, la fotocamera si comporta degnamente. Batteria da 3000 mAh che alla prova dell'amperometro ha registrato 2929 A, quindi molto buona e in linea con quelle che sono le attese. L'interfaccia è comunque fluida, Android 6 stock con il menu in verticale per le applicazioni, non ci sono particolari aggiunte rispetto a quello che sono le indicazioni della ROM stock di MediaTek. Se andiamo a spingere nelle impostazioni qua, attiveremo il sintetizzatore interfaccia per andare a mettere la percentuale della batteria o modificare comunque, eccola qui, mettiamo la batteria, in questo caso vedete che c'è la percentuale indicata all'interno della batteria, in più potete anche modificare la disposizione delle quick setting se volete. Il refresh è un pochettino anche rallentato, in alcuni casi come vedete c'è un po' di gestione non eccezionale del rendering, però una volta caricato anche il pinch in e out molto buono, doppio tap, no, si comporta davvero bene anche a livello di browser con Chrome, quindi non avete assolutamente problemi nella gestione e nell'uso di Chrome. Se andiamo a vedere la sensoristica, anche qui ci ha lasciato molto sorpresi, sensoristica che è completa. Tutti i sensori,
con l'aggiunta del sensore di orientamento, giroscopio e sensore magnetico o bussola. Quindi abbiamo comunque l'ampio margine, abbiamo comunque tutti i sensori disponibili con una buona precisione generale e assolutamente un qualcosa che ci rende molto felici per avere un dispositivo che potete utilizzare con visori VR piuttosto che utilizzarlo anche con la bussola, quindi nella gestione del GPS. GPS che è molto buono, andiamo a vedere alcuni gli album. Come vi dicevo, GPS aggancia rapidamente, compatibilità GLONASS, 2 metri di precisione, un aggancio molto rapido e anche la potenza del segnale è davvero buona, quindi GPS promosso. I sensori, come vi dicevo, fotografici sono l'OmniVision 13853 il principale e il 5670 la parte del selfie. La memoria interna 25,2 GB disponibili, non ci sono vulnerabilità stage fright. La test Geekbench, un ottimo processore, quindi 1,8 GHz octa-core, questo con 795 punti e 3050 nello score di Geekbench. L'Adbot Prime, 3009, batteria, quindi qui è un 50% con 2 ore di schermo acceso, 60% di batteria consumata con 3 ore e 15, quindi una stima di circa 4 ore e mezza di schermo acceso. Memoria molto molto rapida, DDR3, 5 GB e 2 al secondo, memoria interna comunque una MMC 5.1 con 150 MB in lettura e 76 in scrittura. Anche la SD da 64 GB in questo caso ha una buona lettura, 43 MB in lettura e 24-25 in scrittura. E il test di AnTuTu ci ha dato 42.800 punti, molto vicino a quello che è il Note 3 della Meizu, quindi comunque un dispositivo di media fascia, ma che comunque si comporta molto molto bene. Questo è il test della Quadrant. Volevo farvi vedere la gestione della ROM con Android 6 64 bit e del touch a 5 tocchi in questo caso. Test. Ritorniamo alla home. Tenendo premuto il tasto centrale non c'è comunque c'è il OK Google, quindi, e invece con la gestione del tasto destro abbiamo il Task Manager con la possibilità di chiudere tutte le applicazioni. Molto bene. 160-170 euro per un dispositivo con octa-core 5,5 pollici Full HD. Le dimensioni non sono eccezionali per quanto riguarda la compattezza, però siamo comunque a 154x76x8,2 mm nella parte più sottile. Peso da 165 grammi, batteria 3000 mAh, LED di notifica e tasti retroilluminati. Manca la banda 20, ha 2 SIM. Cosa altro chiedere? Sicuramente un supporto migliore, perché in questo caso Alcatel un pochettino lascia a desiderare per quanto riguarda gli aggiornamenti, però ci attendiamo comunque un miglioramento da questo punto di vista. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto alla prossima recensione. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video datemi un like e ci sentiamo presto. Ciao a tutti.